Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi dei prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo. Voglio partire dai prodotti per il viso. Allora, ho terminato questo mousse detergente viso Baba di Lumaca Bio della Bioteca Italiana, che a me è piaciuto tantissimo, a parte il fatto che mi è durata veramente tanto tempo, come poi tutte le mousse. L'ho trovata molto molto delicata, ma allo stesso tempo molto efficace sul viso, lava molto bene, una profumazione neutra, delicata, non brucia gli occhi, non tira, non secca la pelle, veramente un ottimo prodotto, preso a Altigotà qualche tempo fa, ma non tantissimo, una bella mousse, bella soffice e compatta, non era di quelle mousse che si andavano poi a sfare, un ottimo prodotto, mi è piaciuto. Poi, terminato un prodotto che è durato un'eternità, di un'edizione limitata della Sien, la linea era Ocean Care, è un fluido 24 ore con il booster di acido ialuronico. Allora, questo l'ho utilizzato per la maggior parte mia sorella, però l'ho utilizzato anch'io, al posto proprio della crema viso. Ci è piaciuto moltissimo a tutte e due, in particolare appunto a mia sorella. Se dovesse riuscire sicuramente lo riacquistiamo, è bello idratante però non pesante, non troppo ricco, adatto per pelli miste e normali. Noi ci siamo trovate molto bene, si andava a utilizzare la sera al posto della crema notte, prima di andare a letto, lasciava la pelle bella idratata, bella morbida, però per niente unta. Ci è piaciuto tantissimo, una cremina molto leggera, fluida, un odore molto gradevole, molto buono. Terminato il Parodontax, questo qua io lo utilizzo da un po'. La prima confezione non mi era piaciuta molto, mi sono dovuta un po' abituare al sapore perché è un po' tipo salato, però lava molto bene i denti e mi piace, infatti ne sto utilizzando un'altra confezione. Poi butto, anche se ce n'è ancora un pochino, una matita nera a occhi di Benecos, che praticamente, poverina, è finita, ce l'ho da tanto, quindi la butto. È un'ottima matita biologica, certificata, credo anche vegana, ottima, veramente molto buona. Passando ai capelli, ho terminato, intanto vabbè, una mini taglia dello shampoo Brillantezza Yves Rocher. Questi shampoo qua a me piacevano moltissimo, adesso non li fanno più, c'è un'altra confezione, credo anche altri ingredienti, ma io Yves Rocher sto smaltendo prodotti che ho e poi non li riacquisto più per vari motivi, e comunque a me questo era piaciuto molto. Poi ho terminato la maschera per capelli alla castagna di PH Bio, una maschera vegan certificata IAB e appunto vegana, ottima, è tipo la seconda o la terza confezione che utilizzo, mi piace la profumazione, mi piace la consistenza, districa all'istante i capelli e li lascia belli belli morbidi, ma non li va ad appesantire, non li va ad ungere, è una delle mie maschere preferite. Della PH Bio ho provato questa e anche un'altra, mi sembra forse l'avena, anche quella era molto buona, però questa, la castagna, mi piace di più. Poi ho terminato shampoo e balsamo rigenerante della linea Ciringhito della Coop. Questa è con cacao e proteine di soia. Il flacone al 95% è di plastica riciclata. Niente, sono due prodotti che a me sono piaciuti molto. Una profumazione proprio di cacao, lo shampoo lava bene i capelli, non li va a aggrovigliare, a annodare troppo, ecco. Non li va a seccare, però non me li faceva durare puliti un pochino meno rispetto ad altri shampoo, però comunque buono, mi è piaciuto, non è uno shampoo troppo aggressivo, niente, mi è piaciuto. Però il balsamo mi è piaciuto ancora di più, ne basta veramente pochissimissimo e districa subito i capelli, anche qua non li appesantisce, li lascia belli morbidi, quindi io mi sono trovata molto molto bene con questo balsamo. Ho provato anche il balsamo sempre del Ciringhito, quello lisciante che stava utilizzando mia mamma, che utilizza mia sorella, e devo dire che anche quello è molto buono, però forse la profumazione mi piaceva di più questa. Comunque ottimi balsami. Poi, passando al corpo,
Ho terminato questo deodorante di Balea, questo qua era un'edizione limitata senza alluminio, a me questi deodoranti mi piacciono molto, le profumazioni sono belli forti, quindi vi devono piacere, a volte li utilizzo in estate anche un po' tipo profumo, comunque molto buoni, io sto cercando di smaltire tutti quelli di Balea che ne ho 2000 e poi vorrei tornare al mio deodorante solido di Latte e Luna, che quello mi è piaciuto tanto. Comunque questi sono degli ottimi deodoranti che non mi hanno mai irritato la pelle, non macchiano i vestiti, molto molto buoni e poi costano pochissimo. Ho terminato anche questa mini taglia di crema per il corpo Barnanger, non ne ho idea. Comunque, un'ottima crema che mi è piaciuta tanto. Me l'aveva omaggiata a quel sapone. Una buona profumazione, molto 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 idratante, però per niente pesante, e l'ho utilizzata molto volentieri, soprattutto sui piedi, ne bastava poca, ottima, veramente molto buona. Poi ho terminato vari gel doccia. Allora, questo qua di l'Erbolario Bouquet d'Argento Bagnoschiuma con estratti di salvia ed erica, questo mi è piaciuto moltissimo, l'ho acquistato dopo aver utilizzato dei campioncini. La profumazione è veramente molto buona, ma di questa linea Bouquet d'Argento, ad esempio, io il profumo, a me non piace per niente la profumazione. La crema corpo uguale non mi piace, però del bagno schiuma, del bagno doccia, insomma, mi è piaciuto tantissimo. Buono, profumava tanto la pelle, ottimo, veramente mi è piaciuto tanto. Poi ho terminato tre gel doccia della Yves Rocher che avevo da tanto tempo e che non ci sono più, credo. Comunque, fiori di cotone e mandarino e coriandolo e mango e coriandolo, comunque insomma buoni, cambiava la profumazione. Questo un po' più latte, questi più gel, comunque buoni. Poi ho terminato questo qua di Balea che si trova ancora, che è appunto un doccia crema molto molto buono, con il 99% degli ingredienti di origine naturale, con zero microplastiche e vegan. Molto molto buono. Questi doccia schiuma costano meno di 1 euro e sono buonissimi, cambia la profumazione, ma sono, per quanto mi riguarda, sono tutti dei validi prodotti, in più sono vegan e senza microplastiche. Poi ho terminato questa qua di Dove, una mousse doccia con olio di rosa, che mi è piaciuto tantissimo. È la prima mousse doccia che provo, l'ho utilizzato, insomma, l'abbiamo utilizzato un po' tutti in casa, senza parabeni, SLS. A me è piaciuto un buon odore di rosa, ma non da vecchietta. Lasciava la pelle molto profumata, una mousse molto soffice, sembrava un po' quelle mousse per fare da barba da uomo. Lava molto bene il corpo, non mi ha irritato la pelle, buono, non l'andrei a ricomprare, però comunque un buon prodotto. Terminato anche un altro gel doccia della Yves Rocher in edizione limitata, vecchissima, anche questo, vabbè, mi è piaciuto, ma tanto non si trova più. Ho terminato poi due maschere, questa qua per il viso che mi aveva regalato Giulia del canale Hina Yoshimoto, era venuta qua a Livorno, mi ha portato questo regalino. È una maschera a viso con vitamina C e calendula, schiarisce, idrata e rallenta il processo dell'invecchiamento. Ora schiarisce, vabbè. Comunque mi è piaciuta, carina, mi ha idratato, avevo il naso molto molto secco perché mi era venuto il raffreddore, mi ha idratato bene la pelle. Ovviamente queste maschere in tessuto, per quanto mi riguarda, ho notato che l'effetto si dura una giornata, però poi dopo si va a perdere gli effetti benefici. Invece magari con quelle nel tubetto in crema, i benefici si notano per più tempo, ecco. Però comunque mi ha idratato la pelle, è una maschera carina, mi è piaciuta. Poi utilizzato questi guantini per le mani idratanti presi al DM, che sono di non so che marca, Look at Me, My Soft and Mask. Comunque, un profumo di olio essenziale di lavanda molto molto forte, però poi le mani non le ho viste più idratate del solito, quindi.
non l'andrei sicuramente a riacquistare. Come ultima cosa, ho terminato un po' di campioncini, mi sono ridata allo smaltimento dei campioncini dopo un po' di tempo. Comunque ho terminato questo, che era un latte detergente per il viso della Comfort Zone, una marca che io adoro. I loro prodotti, per quanto mi riguarda, sono fantastici, ve li consiglio, è un latte detergente che a me è piaciuto moltissimo. Poi ho terminato questo di Camélie, uno scrub detergente viso. Ho trovato, mi ha lasciato la pelle molto liscia, tipo il sedere di un bambino, proprio liscissima, e ho notato anche i pori molto più ristretti nel viso, quindi un prodotto che a me è piaciuto tantissimo. Poi di BioCap ho terminato due campioncini di shampoo rinforzante anticaduta, buono, ma niente di che. Poi un siero attivo anti-age di Latte Luna, è un burro che ho trovato molto unto e pesante, quindi non mi è piaciuto. Poi ho terminato questo di Madara della linea Acne, è un fluido idratante, insomma, per le pelli acneiche, che a me è piaciuto veramente tanto tanto tanto, e con un campioncino sono riuscita a fare più applicazioni, quindi se avete una pelle mista o grassa è un ottimo prodotto. Poi ho terminato uno shampoo di BioEarth, uno shampoo normalizzante, niente di che. Poi ho terminato diversi campioncini di shampoo purificante di BioMe, eccoli qua, ha un profumo all'eucalipto molto forte, è uno shampoo molto spumoso che mi è piaciuto tanto, però va risciacquato per tanto tempo, va sciacquato molto molto bene, comunque mi ha lasciato capelli molto molto leggeri, quindi è uno shampoo che mi è piaciuto. E poi ho finito diversi campioncini della linea Sensitive, sempre di BioMe, anche questo stessa cosa, mi è piaciuto molto, capelli molto molto leggeri, però appunto sono degli shampoo che vanno sciacquati tanto e bene. Ok, quindi questi sono stati i prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo. Fatemi sapere che cosa avete finito voi o se avete qualche prodotto da consigliarmi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!